Dal fiume fino agli ultimi confini della terra.
calda sul bello. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace. Lo adoreranno i potenti del mondo e lo serviranno tutte le nazioni della terra. Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato Dio forte. Siederà sul trono di Davide suo padre e sarà nostro sovrano. Gli sarà dato il segno del potere e della gloria. Betlemme, città dell'Altissimo, da te uscirà il pastore di Israele. Nascerà nel tempo, egli l'Eterno, e nell'universo sarà glorificato. Quando egli verrà fra noi, ci farà il dono della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che
secondo libro di Samuele. Il re Davide, quanto si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io mi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te, e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele e mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non prendi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia e farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno salvi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide il mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Cristo secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio annunciato a tutte le genti, perché giungano all'obbedienza della fede a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Amen. I nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Proclamiamo anche noi, Signore, insieme, come Chiesa sposa a te, un amore per sempre. Per questo ci hai creato, Signore, e dal cuore stesso della Santissima Trinità, fonte dell'amore, unità di luce perenne che tutti noi veniamo, pensati da sempre e per sempre, per servire il Signore, carissimo. Pensate a questo, pensateci di più, pensiamoci tutti. Andiamo verso la dimora della luce. Siamo già in cammino verso quel regno senza fine. E dobbiamo avere chiaro, qui, mentre celebriamo in modo forte il Natale alle porte, mancano pochi giorni, mentre celebriamo e ricordiamo del Verbo di Dio che viene in noi per restaurare, per rinnovare, ricordiamo, perché nell'Eucaristia che celebriamo non possiamo fare a meno di tenerlo presente, questo dato fondamentale, il duplice movimento che dal cielo scende sulla terra con la potenza dello Spirito Santo a santificare. E dai nostri cuori si eleva poi il rendimento di grazie, il ritorno. Che cosa fa Maria all'annuncio dell'angelo se non tenere presente questo? Quando pronuncia il Fiat, quando pronuncia quell'eccomi, non è forse riconoscente del fatto che se Dio ha guardato alla umiltà della sua serva, alla piccolezza, alla pavimentazione, all'humus, humus, umiltà, al terreno, se Dio ha guardato all'umiltà, al terreno di Maria, e Maria l'ha fatto che dichiararlo a nome di tutti noi, non dice forse: «Da te viene ogni bene, Signore, e io non faccio altro che ringraziarti, che far ritornare a te questo bene?» E tuttavia, carissimi, non è cosa di poco conto dire al Signore grazie per i doni che ci fa. Perché dal momento in cui pronunciamo l'eccomi, il fiat, dal momento in cui diciamo: «Sì, Signore, avvenga di me quello che tu vuoi per la mia vita, perché la mia felicità è di fare la tua volontà e di viverci, di sguazzarci dentro, perché soltanto così siamo felici, carissimi, altrimenti non spiegheremo come le persone che nella vita non hanno niente, le anime umili, sono felicissime, e i straricchi sono sempre più tristi».
No, ma io, padre, non li ho mai visti tristi. Ascoltami, che quello che si vede fuori non è quello che sta dentro. L'iceberg ha solo un terzo fuori dalla superficie, due terzi stanno sotto l'acqua, non te lo dimenticare. Anche il Ricky Bianco lo diceva quello. Allora vedete, se la gioia dell'uomo è nella felicità, nel vivere in simbiosi col suo Dio, nella fusione, nella trasformazione del proprio Dio, come da quel momento Maria ha fatto, pur non capendo, pur avendo dubbi, pur essendo una fanciulla adolescente su cui Dio poneva un carico così pesante che avrebbe potuto portare soltanto per mezzo dello Spirito Santo. Nello e con la grazia dello Spirito Santo, intuiamo tutti, fratelli carissimi, che anche per noi c'è un fiat che si deve compiere, un avvenga di me secondo la tua parola, avvenga di me secondo la tua volontà. Se questo non lo diciamo, carissimi, saremo sempre uomini tra le incudine e il martello. Non v'è età che tenga, ricchi, poveri, alti e bassi, giovani o vecchi. Natale è nascita dentro di me, è trasformazione dentro di me, è luce dentro di me. E questo emerge da ciò che l'angelo dice a Maria. Lo dicevo ieri e lo ripeto anche questa sera. Rallegrati, stracolmata di ogni grazia, come è bello quel participio greco. Carito, carito è il verbo, caris, carità. Sentite l'assonanza latina con il greco, carito, caris, carità, carito, che caritomene, ieri dicevo proprio che va inteso come la brocca piena d'acqua sotto il rubinetto aperto. Se la brocca è già piena, come fai tu a ricolmarla di grazie? L'angelo non va altro a dirgli, Maria, tu sei stata scelta, sei bella, pura, immacolata, e adesso io ho il dovere, come messaggero di Dio, di dirti semplicemente che devi tirare le conseguenze di questo essere straricolmata di grazia. Ora si compie l'indescrivibile. Finora eri adombrata, eri stata cullata, eri sotto il manto dello Spirito Santo. Hai vissuto umilmente, come figlia del tuo popolo, hai ascoltato la parola, ma adesso Dio vuole far vedere in te e nell'umanità intera le cose prodigiose. Devi adesso testimoniare al mondo che lo straricolmamento di beni che il cielo ti ha fatto, che lo straripare come la brocca piena d'acqua sotto il rubinetto aperto, adesso è un faro per tutta l'umanità. Ed ecco, Yeshua, Gesù, colui che salverà il mondo, prenderà carne, forma, sangue dentro di te. Rallegrati, ma non tu. Rallegrati tu, popolo, tu Gerusalemme, tu figlia di Sio, come tutti i profeti avevano detto, rallegrati. E dicevo ieri, questo verbo, nella stessa forma di un participio perfetto passivo femminile, che in greco sapete cosa vuol dire? È una cosa che è già avvenuta, ma è in corso e si sta compiendo continuamente. Guardate, i greci erano precisissimi nei tempi verbali, qualunque che è caritomenes, vuol dire rallegrati o tu che sei stata già rallegrata, ma se in corso ti rallegra meglio, ti rallegrerai sempre, 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 come quell'anfora piena d'acqua che è sotto il rubinetto. Capite la bellezza del verbo, la sfumatura di quel verbo? Rallegrati tu che essendo stata già rallegrata da sempre, per sempre, ti rallegri e sarai sempre rallegrante per l'eternità. Perché tu, madre, per l'eternità nei cieli ti rallegri di noi e stai sempre lì come madre e sei in pena fino a che l'ultimo dei tuoi figli non entri in paradiso. Questa è la bellezza della Madonna, fratelli cari, questa è la bellezza di Maria, che sta in pena fino a che l'ultimo figlio, anche il più disobbediente e cattivo di questo mondo, non entri nel regno dei cieli. Questa è la bellezza della Madonna, che sta lì a penare e se solo sapessimo quanto piange per quest'umanità depravata e cattiva, noi piangeremo più di quanto piangerei, questa è la verità. Allora questo straboccamento di Maria, che è piena di gioia, e tuttavia guardate che quando uno conosce la gioia vera, pure conosce la tristezza vera, perché chi può conoscere davvero le lacrime se non colei che sa quanto Dio è amore, se non colei che è stata adombrata dall'amore per l'eternità? Ecco perché dobbiamo obbedire alla Madonna e dobbiamo piangere in ginocchio davanti a lei. Ecco perché dobbiamo pregare il rosario tutti i giorni.
guai chi non lo prega, perché chi non prega non si salva l'anima in questo mondo dove le forze del male dominano e sono più forti che mai. Questo deve essere chiaro a tutti, ma è anche questa la nostra gioia, la gioia di sapere che proprio perché anche noi in lei, e grazie al suo sì, siamo rallegrati e stracolmati di bene, basta un sì, Signore, eccomi, che la nostra vita può cambiare. Basta un fai di me quello che vuoi, che la nostra vita può cambiare. Basta un atto di profonda umiltà, che Dio, guardando la nostra umiltà, può fare di noi delle creature rinnovate. E in fondo che cosa facciamo se non restituire a Dio, come dicevo, quel movimento che, scendendo dal cielo verso la terra, a lui ritorna come grazie. Maria, in fondo, dicendo Fiat, che cosa fa se non restituire quello che ha avuto? Ma uno potrebbe dire, è poco se è così. E no, non è poco. Perché vedete, nel momento in cui si dice sì al Signore, poi si accetta la cascata di cambiamenti che viene. Io un sì ho detto 19 anni fa ed è cominciato l'indescrivibile. Fratelli carissimi, diciamo un sì al Signore in questo Santo Natale, un sì alla sua volontà, e Lui farà delle nostre vite cose grandiose. E ora, fratelli, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, siamo testimoni delle tenebre di ingiustizia e dolore che avvolgono il mondo, ma non perdiamo la speranza, perché la fede ci assicura che ogni cosa è nelle mani di Dio, che si è fatto nostro fratello in Gesù. Con questa fede preghiamo insieme, Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Perché la Chiesa sia testimone credibile e autorevole della tua Signoria e della tua pace, preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché i pastori della Chiesa siano totalmente donati al servizio fedele del tuo popolo, preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché coloro che governano e guidano i popoli siano liberi da ogni compromesso con i poteri di questo mondo, preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché i cristiani siano tenaci difensori della vita, del matrimonio e della famiglia, secondo gli insegnamenti del Vangelo, preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché la nostra comunità, che si approssima a celebrare il Natale, accolga con la fede di Maria la tua parola per portare frutti di riconciliazione, di guarigione, di pace, preghiamo. Signore, ascoltaci. Ti rivolgiamo le intenzioni che abbiamo nel cuore, le intenzioni delle nostre famiglie, di chi ha chiesto la nostra preghiera, dei nostri fratelli ammalati,
i soli, gli emarginati e le intenzioni di tutta questa comunità cittadina, Signore, le presentiamo a te per l'intercessione di Maria Santissima. Padre, questa è la nostra preghiera. Compi anche in noi i prodigi di grazia che hai manifestato nella vita di Maria, per essere nel mondo autentici testimoni del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Della tua lode.
mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente e all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Domenico, nostro padre, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Maria, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a e per sempre la tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
E noi, con la fiducia dei figli, preghiamo con le parole che Egli è venuto a riscaldare nei nostri cuori per infiammare l'umanità della sua volontà. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai dato il regno della redenzione eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il grande giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il mistero della nascita del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, noi ti vediamo bambino e crediamo che tu sei figlio di Dio, fatto uomo per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria. Come a Betlemme, anche noi con Maria, Giuseppe, gli angeli e i pastori ti adoriamo e ti riconosciamo nostro unico Salvatore. Ti sei fatto povero per farci ricchi con la tua povertà. Concedi a noi di non dimenticarci mai dei poveri e di tutti coloro che soffrono. Proteggi le nostre famiglie, benedici tutti i bambini del mondo e fa che regni sempre tra noi l'amore che tu ci hai portato e che rende più felice la vita. Dona a tutti, o Gesù, di riconoscere la verità del tuo Natale, perché tutti sappiano che tu sei venuto a portare all'intera famiglia umana la luce, la gioia e la pace. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ti preghiamo perché con la tua benedizione queste statuine di Gesù bambino che sta per venire tra noi siano nelle nostre case segno della tua presenza e del tuo amore. Benedici e proteggi le nostre famiglie e la nostra comunità. Tieni tutti sempre vicini a te con Maria e Giuseppe, nella semplicità ed essenzialità della Santa Famiglia. Fa che non manchino mai il pane e la pace a tutti i bambini del mondo. Il tuo Spirito li aiuti a crescere in sapienza e grazia, perché possano sempre piacere al Padre tuo e nostro che è nei cieli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, la grazia e la gioia del battesimo che ci fa in Cristo nuove creature. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.